è uno strumento fondamentale, lo vedrete, per l'attività di sorveglianza, di controllo, sia sotto il profilo civile che sotto il profilo militare. Il nome tecnico è AW Hero ed è l'ultima versione dell'elicottero a pilotaggio remoto. 6 ore di autonomia, struttura aerodinamica, circa 200 kg di peso e 35 kg di carico trasportabile. Nasce a Pisa dalla tecnologia del gruppo Leonardo nel nuovo stabilimento inaugurato quest'oggi nell'area di Ospedaletto. Un elicottero, spiega l'amministratore delegato del gruppo Alessandro Profumo, pensato principalmente per compiti come sorveglianza, monitoraggio ambientale, pubblica sicurezza, sicurezza e protezione civile. La sorveglianza è l'impiego fondamentale. Ricordo a tutti voi che Leonardo, grazie a questo elicottero, ha vinto il più importante progetto che la Commissione europea ha messo in piedi nella fase di lancio del Fondo per la difesa europea. La versione di oggi è l'evoluzione di un altro elicottero lanciato nel 2012 dalla Pisana Sistemi Dinamici, acquisita poi dal gruppo Leonardo, che ha portato a Pisa nuova occupazione. Siamo partiti con 28, siamo saliti a 60, questo dà l'idea che stiamo crescendo. In Toscana il gruppo conta circa 1800 addetti tra Campi Bisenzio, Montevarchi, Arezzo, Livorno e adesso Pisa. A Pisa per noi è fondamentale perché riusciamo ad attrarre le persone più capaci. Una scommessa sulla quale ha puntato anche la Regione Toscana. Noi abbiamo supportato questa invenzione, questo miglioramento di questo elicottero a guida remota, anche con contributi europei e regionali. Nel corso dell'anno il nuovo elicottero sarà già impiegato su navi per la dimostrazione di capacità operativa nel campo della sorveglianza marittima.